Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Benvenuto, buonasera Presidente. Buonasera a voi, buonasera. Allora, Presidente Di Maio, io volevo discutere con lei questa questione degli sbarchi e dell'immigrazione, che si è piuttosto complicata negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Tutto è cominciato quando si è capito che, o quantomeno si è detto, lo ha detto anche il capo di Frontex, lo ha detto per certi versi anche Emma Bonino, che il fatto che tutti gli immigrati vengano sbarcati in Italia non è frutto, diciamo, di una decisione generale, di un evento inarrestabile e diciamo dettato da regole pregresse, ma è frutto di un accordo tra il governo italiano nel 2014 e appunto Frontex, in cui si diceva noi coordineremo le operazioni di salvataggio, in cambio li prendiamo tutti noi. Questo è quello che io credo di aver capito, non so se lei è su questo punto che ha, diciamo, concentrato la sua attenzione. Beh, io sono stato mercoledì a Bruxelles e ho incontrato il capo della missione dell'agenzia Frontex, che è Legeri, che mi ha spiegato chiaramente che è l'Italia che ha accettato di accogliere tutti i migranti salvati nel Mediterraneo, nelle acque libiche e nel canale di Sicilia, nelle acque attigue, di portarli tutti nei porti italiani, perché la questione è semplice, basta vedere i numeri. Tutti ci chiedevamo: ma come mai solo in Italia arrivano l'anno scorso 180.000 migranti e in Spagna 8.000, per esempio? Il tema è semplice: la Spagna, la Francia o Malta hanno chiuso i porti, non hanno mai dato la disponibilità all'Unione Europea per portare questi migranti lì. E quando io ho chiesto: ma scusate, ma se dovesse chiudere anche l'Italia i porti, che cosa accadrebbe? La risposta è stata: l'Unione Europea toglierebbe i soldi all'Italia per le operazioni del Mediterraneo. Quindi è una questione di soldi, non è una questione di vite umane da salvare. Beh, che l'Europa sia disponibile ad aiutarci solo con dei soldi, l'hanno detto chiaramente anche i capi di Stato. Sono anche pochi, perché io faccio presente che noi solo quest'anno spenderemo 4,5 miliardi di euro per l'accoglienza e l'Europa ci mette 100 milioni di euro. Allo stesso modo ci volevano offrire 35 milioni di euro di ulteriori aiuti per fronteggiare questi sbarchi che stanno avvenendo. Faccio presente che solo i parlamentari del Movimento 5 Stelle, tagliandosi lo stipendio, hanno restituito 20 milioni di euro in 4 anni e mezzo, saranno più di 35 alla fine della legislatura. E credo che su questo vada fatto un attimo il punto, dire che prima di tutto che Renzi e il governo Renzi ci hanno svenduto per 80 euro, perché in cambio di flessibilità europea, questo lo dicono ex ministri dei governi PD, ha deciso di offrire i porti italiani per le operazioni nel Mediterraneo. Però questo non l'ha detto Legeri, cioè Legeri l'hanno detto ed è uscito fuori dalle interviste di Mario Mauro e del Mabonino, che dicevano in cambio di flessibilità europea fu data questa veramente risposta. Mabonino ha detto in cambio del coordinamento delle operazioni, mi sembra. Sì, in particolare nelle interviste di Mario Mauro troviamo questo passaggio. Nell'intervista di Emma Bonino, che è servita a far saltare tutto questo, a far uscire fuori questa notizia, abbiamo appreso invece che c'era un accordo dell'Italia per prendere tutti i migranti nei propri porti. Però la Bonino dice anche che non è un accordo segreto, ma un accordo i cui protocolli, i cui, diciamo, i parametri erano stati firmati, depositati, e chiunque avrebbe potuto vederli. Non erano un accordo segreto, ecco, questo voglio dire. È segreta la dinamica politica, perché in cambio di flessibilità noi ci siamo offerti a fare questa cosa, mi prendo tutta la responsabilità di dirlo, in cambio di qualche bonus siamo stati svenduti, e su questo ora bisogna correre ai ripari. Correre ai ripari cosa significa? Prima di tutto che non posso sentire quelli che hanno provocato questi danni darci delle soluzioni e inseguire delle soluzioni. La prima cosa, io l'ho detto 2 mesi fa, sono stato tacciato di razzismo, le operazioni nel Mediterraneo, ci sono le imbarcazioni che sono delle ONG, devono rispettare delle regole. C'è una nostra proposta di legge, la proposta di legge Bonafede, che estende alla polizia la possibilità di fare indagini in mare, i poteri di polizia giudiziaria in mare e la polizia giudiziaria a bordo di quelle imbarcazioni. Dobbiamo farlo perché non possiamo tollerare che ci siano imbarcazioni che vanno fino alle coste libiche a prendere i migranti e li portano in Italia. Quello è traghettamento, non è aiuto salvataggio in mare. Secondo, avevamo mandato Minniti e Gentiloni ai vertici, uno del G20, l'altro questa settimana, per chiedere agli altri paesi europei di dividere per quote i migranti presenti in Italia. Qual è stata la risposta?
dovete fare altri hotspot in Italia. Arriveremo a 10 hotspot che diventeranno dei campi profughi nei porti italiani. Invece la vostra proposta è farli in Marocco, in Tunisia, in paesi diciamo considerabili sicuri, sì, perché, sulle coste africane. Io sono a Ventimiglia, le parlo da Ventimiglia. Ho visitato i campi di Ventimiglia perché qui c'è la Francia che ci ha respinto 30.000 migranti in un anno e mezzo. Li ha respinti alla nostra frontiera. Tutti quelli che ho visto in questi campi oggi mi hanno detto, anche i responsabili, vogliono andare tutti in Francia, nessuno vuole restare in Italia. Allora, noi abbiamo proposto una cosa, facciamo in modo che queste persone che vogliono venire in Unione Europea, nei paesi europei, facciano domanda direttamente nei paesi africani sul dove venire. Se hanno diritto possono venire, l'80% di chi sbarca in Italia non ha diritto a stare qui. Scommettiamo che la maggioranza delle proposte non saranno per l'Italia, dice lei. Non saranno per l'Italia, ma è matematico, noi siamo un paese di transito, non siamo un paese di... Beh, siamo diventati un paese di permanenza perché tutti gli altri hanno chiuso le frontiere. E questo poi fa interrogare sul fatto che sono stati eletti tutti i leader europeisti negli altri paesi, ma sono tutti europeisti. Però, mi scusi, con le frontiere dell'Italia. Mi scusi Presidente, io non ho capito bene una cosa, perché io ero convinto che le navi di Frontex e anche quelle dell'ONG portassero i migranti in Italia sulla base dell'accordo di Dublino, cioè che tu li salvi in mare e li devi portare nel porto più sicuro, più vicino, che quasi sempre è la Sicilia, se tu li salvi nel canale di Sicilia. Pensavo che fosse questo il motivo, non tanto un accordo segreto di Renzi con Frontex. Beh, il tema, ma non con Frontex, a livello di Unione Europea, sì. Leggeri non ha colpa, Leggeri è un funzionario europeo che fa quello che gli dicono, certo. Esatto, che è a capo di un'agenzia, lo voglio precisare. La questione secondo me è tanto semplice quanto inquietante. I porti sicuri, c'è sicuramente Malta che è un porto sicuro ma è chiuso. Tunisi, noi con la Tunisia abbiamo aperto alla Tunisia i mercati per far entrare i nostri prodotti e i loro prodotti agricoli senza dazi nei nostri mercati. È un paese con cui noi abbiamo continue relazioni, quello potrebbe essere un porto sicuro. E poi le dico un'altra cosa. Con la notizia che si vuole aprire un hotspot nel porto di Civitavecchia, c'è questa notizia perché ieri il nostro sindaco di Civitavecchia ha fatto un vertice ha avuto una riunione con il prefetto di Roma. Con quella notizia degli hotspot Civitavecchia si sdogana anche il principio del porto più vicino, perché ha 72 ore di navigazione quasi per un'imbarcazione che salva le persone nel Mar Libico o nel Canale di Sicilia, Civitavecchia. Quindi è un porto che è quasi di fronte alla Corsica, è a portata di porto francese, è a portata di porto spagnolo quella distanza. Ci hanno preso in giro, noi pensavamo che fosse una cosa che legata al fatto che il governo non si faceva rispettare in sede europea. No, il governo l'ha autorizzato il fatto che i porti italiani si possano usare esclusivamente. E poi c'è un'altra assurdità. L'Europa ci dice dovete identificare tutti i migranti che sbarcano, siamo d'accordo, ma identificandoli tutti, per il regolamento di Dublino devono restare tutti in Italia. Allora delle due l'una. O li identifichiamo tutti, ma voi paesi europei ve ne prendete una quota. Beh, l'accordo di relocation c'era, poi non ha funzionato. Pensi che noi, che siamo sempre tacciati di anti-europeismo, abbiamo votato l'accordo di relocation in Parlamento europeo con il PSE e il PPE, i partiti tradizionali europei. C'eravamo fidati, abbiamo detto iniziamo a ricollocare. Arrivano 100 migranti in Italia, 97 vanno negli altri paesi, 3 restano qui in Italia e capiamo subito se vanno rimpatriati oppure no. Beh, l'abbiamo votato quell'accordo con i vecchi partiti europei e però ci hanno fregato perché quell'accordo poi non è stato rispettato e le relocation perché questo rispettato. È quello che dice il governo, che dice Renzi, in realtà l'accordo Frontex era noi coordiniamo, li facciamo venire, li sbarchiamo in Sicilia che è il porto sicuro più vicino e poi però i paesi europei rispettano le quote di appunto redistribuzione di questi immigrati. Quello che non ha funzionato è proprio questo secondo passaggio probabilmente. Beh, questo non è esatto perché quello che dice Renzi non tiene conto dei tempi, perché Frontex è stato Triton, la missione di salvataggio di Frontex in mare che porta tutti i migranti nei porti europei è stata firmata all'inizio del 2015, mentre le relocation è di fine 2015, quindi le due cose non sono unite. Lui ha prima dato la disponibilità a tutti i porti italiani, poi si è reso conto di aver fatto un guaio e magari ha chiesto le relocation, però a quel punto adesso noi ci troviamo in un'altra fase dell'Europa in cui addirittura un paese come la Francia ce li respinge a 20.000, 30.000, oggi ho avuto dati della conferma della Polizia di Frontiera, 17.000 nel 2016 respinti alla frontiera
respinti francese e quindi respinti in Italia, e oltre 11.000 solo in questi primi mesi del 2017, e quindi arriveremo a più di 30.000 entro la fine dell'anno, che è un dato inquietante. Dicono di essere europeisti, io credo che i veri europeisti siano stati gli italiani in questi anni, perché nonostante tutto il flusso di migranti hanno avuto la pazienza, la gentilezza dell'accoglienza, del portare aiuto a quelle popolazioni, però siamo accoglienti, gentili e disponibili come paese, ma questi no, non possiamo farci trattare così, che la Francia ci dice chiudo i porti, la Spagna dice chiudo i porti e addirittura l'Austria minaccia di tenere i carri armati al Brennero, alle frontiere, sì. Ma di che stiamo parlando? Abbiamo ancora qualche minuto, forse facciamo in tempo a prendere qualche telefonata. Fabio da Recanati, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, volevo ricordare al signor Di Maio che prima di Frontex praticamente c'erano soltanto navi italiane che raccoglievano i profughi. Beh, c'è la Mare Nostrum prima di Frontex. Esatto, per far intervenire le navi delle altre nazioni si è dovuto accettare di portarle nei porti italiani, chiaramente, perché prima c'erano soltanto le navi italiane. Cioè, se uno non si ricorda quello che c'era prima, chiaramente può metterci sopra quello che vuole, però è stato accettato di portarlo nei porti italiani perché gli altri potessero mettere delle navi loro. Chiaro, anche le navi sono un costo. Va bene Fabio. Sì, lei ha, la persona che è intervenuta, il signor Fabio, ha ragione su questo, però il problema è il saldo, perché nel fare questa operazione noi siamo passati da 3,7 miliardi che spendevamo per l'accoglienza nel 2016 a 4,5 miliardi di euro che spendiamo per l'accoglienza nel 2017. Perché? Perché li abbiamo portati tutti nei porti italiani, sono rimasti tutti sul suolo nazionale italiano e per questa ragione abbiamo ancora più spese per l'accoglienza. E l'Unione Europea ci mette 100 milioni di euro a fronte dei 4,5 che ci mettono gli italiani con le proprie tasse. Quindi non è stato un grande affare dal punto di vista dei costi. Ovviamente non è solo una questione di affare, si tratta di salvare le vite in mare. Triton, l'unica cosa positiva che aveva era arretrare le navi e toglierle da vicino alle coste libiche, in modo tale che si potessero tenere le navi a sorveglianza delle coste e non andare a prendere i migranti fino alle coste libiche. Poi c'è stato l'imprevisto delle ONG, cioè arrivano le imbarcazioni delle ONG e li vanno a prendere fino in Libia. A quel punto io sollevo la questione insieme anche ad alcuni quotidiani, per esempio La Stampa di Torino aveva portato avanti questa campagna. Beh, anche inchiesta della magistratura ci sono state su questo. E poi c'è stata l'inchiesta di Trapani e di Catania che addirittura hanno indagato dei personaggi delle ONG che si sentivano con gli scafisti. Però Zuccaro, che era il procuratore di Catania, è stato definito un pazzo. Io sono stato definito razzista, adesso prendiamo almeno per buone quelle considerazioni e iniziamo a risolvere il problema. Noi non chiediamo più soldi all'Unione Europea, chiediamo che una parte di quei migranti se li prendano, o se li prendono per quote dall'Italia o li fanno approdare direttamente nei loro porti. Allora, un'altra telefonata, l'ultima, Claudio da Torino, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Io volevo fare una considerazione, chiaramente capendo che il tema dei migranti è molto complesso e non richiede delle soluzioni semplicistiche, però mi sono fatto questa domanda in questi giorni: se noi dessimo la cittadinanza italiana ai migranti che vogliono andare in Europa e che invece sono costretti in questo modo a rimanere in Italia, cosa succederebbe? Loro diventerebbero cittadini europei, potrebbero andare dove gli pare. Non è una soluzione, ma volevo capire dai suoi ospiti se cosa mi rispondono a questa considerazione. Beh, diciamo una soluzione un po' paradossale, però mi sembra che ha un suo senso. Presidente Di Maio. Beh, noi il punto fondamentale è che queste persone noi le dobbiamo in questo momento dobbiamo fare due cose. Uno, limitare e chiudere la rotta del Mediterraneo, quindi non farli partire più. Un po' come si è fatto con la rotta balcanica dando 6 miliardi a Erdogan, no? Esattamente, quasi 10 miliardi abbiamo dato alla Turchia per chiudere la rotta balcanica dei migranti siriani, ma anche non siriani, che andavano verso la Germania, perché la Germania ha chiuso quella rotta con 10 miliardi di euro dei nostri soldi. Se noi avessimo preso 10 miliardi di euro, avessimo fatto una grande conferenza di pace in Libia con tutti gli attori sociali, avessimo investito in cooperazione internazionale 10 miliardi di euro, io credo che la Libia in questo momento... Quindi ha ragione Renzi quando dice aiutiamoli a casa loro? Ma Renzi, io dico questo, prima di tutto non mi metto a fare pubblicità ai libri di Renzi commentando... Non ho parlato del libro, ho soltanto parlato... No, perché poi questa cosa nasce da lì. Però voglio dire un'altra cosa, Renzi oggi può dire quello che vuole, ha avuto 3 anni di governo, 1.000 giorni per risolvere questo problema, non l'ha fatto. Sono andati a parlare in Libia con Al-Sarraj, che è
uno di quelli messi lì da Obama, dall'Unione Europea, se lo sono inventato loro, hanno detto questo è il premier libico, però non controlla il territorio libico, tant'è vero che poi bisogna parlare con altri attori in questo momento se si vuole... Il generale Haftar che sta invece a Tobruk. No, ma ci sono più tante tribù sparse un po' dovunque. Ci sono le tribù, quello è il punto. Allora su quello bisogna riunire una conferenza di pace, possiamo farlo anche... immagino a Roma, perché Roma è un punto di riferimento nel mondo. Riuniamo una conferenza di pace per la Libia, cominciamo però a parlare anche di investimenti in Libia, su cooperazione internazionale, cooperazione sociale, aiutiamo quei popoli. Anche se Presidente, non sono libici quelli che vengono, sono nigeriani, ciadiani, sono quelli che vengono ancora più a sud. I libici non ce n'è quasi nessuno di quelli che arrivano, sono africani subsahariani. Il problema è che la Libia è il corridoio di passaggio ed è anche il ventre molle del Nord Africa, che è pieno anche di organizzazioni criminali che organizzano questi viaggi della speranza con scafisti che ormai, mi diceva Frontex l'altro giorno, non inseriscono neanche più il motore sulle imbarcazioni. Se lo portano via a un certo punto. Questi migranti, perché tanto sanno che superate le miglia nautiche delle acque territoriali libiche c'è subito una nave che se li prende e se li porta fino in Italia. Tant'è vero, abbiamo visto dei video con le moto, c'erano gli scafisti che scortavano i gommoni con le moto d'acqua, quindi non andavano lontano dalle coste. Questo è il vero problema. Poi ovviamente su tutto il tema di dove portare queste persone, noi non possiamo pensare anche come Italia di prendere tutti, quindi quelli che sono migranti economici non possono stare qui, li dobbiamo rimpatriare. Bene, ci fermiamo qui. Io ringrazio molto Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera Movimento 5 Stelle, grazie per essere stato a Zapping. Grazie mille, grazie, buon lavoro, a presto, buonasera.